Penso che oramai il personale di Teate Servizi è stremato da questa situazione, perché ricordo che all'interno di Teate Servizi ci sono dipendenti che sono eh, genitori di eh, bambini monoreddito. Marco Angelucci, segretario generale Will, FPL Chieti, non usa mezzi termini per descrivere la situazione dei 25 dipendenti di Teatro e Servizi, la partecipata del comune di Chieti, fallita da un mese. Il futuro per questi lavoratori è tutto da scrivere. I contratti sono fermi, una parte dei lavoratori si trova in disoccupazione, un'altra parte con i contratti fermi. Dalla... Dall'incontro avuto con il prefetto e dalle rassicurazioni date dalla parte politica del Comune, ad oggi non abbiamo notizie di sviluppi in tal senso. Come dire, è una situazione di stallo preoccupante. L'unico provvedimento che in poco tempo permette di rimettere in moto i servizi della società e far tornare al lavoro i dipendenti è l'esercizio provvisorio, a patto che il curatore abbia alcuni atti del Comune. Tecnicamente eh, dei documenti che sono necessari al curatore per la richiesta di avvio di questo esercizio provvisorio mh, non li conosco. Eh, sicuramente eh, il curatore con i dipendenti che ha richiamato a sé eh, sta lavorando per cercare di capire se c'è la possibilità di fare questo esercizio provvisorio, ma come eh, vi ho detto prima ad oggi noi non abbiamo notizie di questa cosa qui. Allora, qual è la soluzione proposta dal sindacato? Noi dall'inizio abbiamo sempre e peroriamo anche tuttora la possibilità data dal testo unico degli enti locali della reinternalizzazione del servizio di riscossione e eh, iniziare a eh, capire eh, come fare per nel caso reinternalizzare anche il personale perché eh, così facendo il Comune non dovrebbe dare neanche l'agio ad un'eventuale società a cui sarebbe eh, dato questo servizio, quindi manterrebbe in pancia tutti i soldi delle riscossioni.